Allora, buonasera a tutti, benvenuti in Preparazione ai Baldeschi. Il concerto di oggi è un concerto particolare, soprattutto perché è la prima volta nei tantissimi concerti che comunque organizziamo dal 1998, quindi tanti tanti anni, che abbiamo l'opportunità di vedere, ma soprattutto di ascoltare un clavicordo. Strumento a tastiera, corde tese sopra una tavola armonica, ma la differenza tra esempio con il cembalo, uno strumento pizzicato o sollevata la corda, anche pizzicato. Nel pianoforte o nel fortepiano la corda è martellata, nel clavicordo, termine, non saprei dire, la corda è stoppata, non rende l'idea. Nel c'è, poi ci verrà spiegato bene dal maestro ovviamente, la parte terminale del tasto ha una lamella di metallo che nel toccare la corda produce il suono, ma determina anche la lunghezza della corda tra il ponte e questo appunto punto dove la tangente tocca la corda. Quindi la fa suonare, ma la anche ferma, però ne determina anche l'altezza. Poi chiaramente il maestro lo spiegherà meglio di me e sarà poi possibile anche a fine concerto vederlo più da vicino nel dettaglio. Io ho una particolarità fondamentalissima di questo strumento, è che è uno strumento molto intimo, sentirete un suono molto delicato, molto intimo, e quindi richiede veramente un religiosissimo silenzio, nel senso che sentirete che anche fare che una non scherzo perché così insomma ci riporterà a un livello di volume proprio molto 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 delicato, quindi ecco l'unica l'accortezza che vi chiedo di cercare di essere più silenziosi possibile. Capito Paul? Sì. Detto ciò, accogliamo tutti insieme con un caloroso applauso il maestro Giovanni De Cecchi. Tanto per essere venuti e ovviamente ringrazio molto Romeo Ciuffa e l'associazione Jenkins per aver organizzato questo concerto che perlomeno in Italia è un concerto abbastanza particolare, nel senso che il clavicordo come strumento pur essendo nato diversi secoli fa ed essendosi poi diffuso un po' in tutta Europa, in Italia poi col tempo è diventato solo uno strumento da studio, quindi è rimasto uno strumento molto piccolo, uno strumento da viaggio, mentre invece nel nord Europa si è sviluppato sempre di più in larghezza, in sonorità, pur rimanendo sempre uno strumento molto intimo. Quindi, mentre in Italia è già più difficile, anche forse per questo pregiudizio del clavicordo solo come strumento su cui ci si esercita, nel resto dell'Europa, soprattutto Nord Europa e Germania, è più frequente ascoltare dei concerti per clavicordo. Considerate, tra l'altro, che il clavicordo, pur essendo, uno strumento che è nato forse tra i primi strumenti a tasto, quindi ha veramente secoli, si parla dei primi clavicordi attorno al 400, non dovete immaginarvi questo, uno strumento del genere, era molto più ridotto di dimensioni. Ciò nonostante, l'uso del clavicordo è venuto meno solo dopo l'uso del clavicembalo, perché per esempio in Nord Europa ancora fino a metà dell'Ottocento si suonava il clavicordo, era la tastiera per eccellenza nelle case. E poi paradossalmente il revival del clavicordo non è avvenuto come per il clavicembalo nel Novecento, ma già a fine Ottocento c'era Dolmetsch che organizzava concerti di musica antica e costruiva clavicordi, ovviamente un po' particolari. Dopo magari descriverò un po' meglio lo strumento, poi sono anche disponibile alla fine del concerto per
spiegarvi un po' di dettagli. Adesso parlo solo un attimo del repertorio. È un repertorio che va più o meno dal 1743 al 1798, quindi sono circa 50 anni di musica in cui succede di tutto. Però la cosa particolare è che siamo in ambito tedesco e in ambito tedesco c'è una compresenza maggiore di tutti gli strumenti a tasto rispetto ad altri ambiti, mentre in Francia vediamo un passaggio graduale dal clavicembalo al pianoforte. In ambito tedesco è come se fossimo in un luogo in cui il clavier, la tastiera è un po' tutto. Per eccellenza, come strumento solo da suonare in casa o di fronte a pochi intimi, come in questo caso, era il clavicordo. I primi pezzi che suonerò sono dei brani di Mozart. Assolutamente non mozartiani, perché proprio il primo preludio riprende proprio uno stile musicale molto organistico, improvvisativo. Non si tratta altro che di due fogli che Mozart aveva dato alla sorella. Sono dei fogli di improvvisazione, generalmente sono quei tipi di fantasie che noi approcciamo quando vogliamo un po' riscaldarci le mani e vedere un po' come funziona lo strumento. Non partiamo subito con qualcosa di ritmico, con qualcosa di strutturato. E quindi ho voluto riprodurre un po' quel tipo di atmosfera, in cui si parte da questo: dove sono, cosa faccio, com'è lo strumento. Poi segue un altro brano che è Preludio e Fuga in Do maggiore di Mozart, che è del 1782. E mentre nella prima improvvisazione preludio, il modello è Carl Philipp Emanuel Bach, nel secondo è evidente lo studio proprio di Johann Sebastian Bach, il periodo proprio in cui Mozart frequentava il barone von Swieten. Già a suo tempo c'era il gusto per la musica antica, cioè c'erano proprio raduni come potevano essere questi, in cui si suonava la musica di 40, 50 anni prima, 60 anni prima. Era abbastanza normale, per quanto fosse una cosa di nicchia. Pensate che ad esempio la famosa orchestra Academy of Ancient Academy of Music, quella del Fu Hogwood, diretta dal Fu Hogwood, era nata nel 700. Quindi questo gusto di riscoprire gli antichi e anche rivederli si vede molto in questo Preludio e Fuga di Mozart. Non sentirete il Mozart cantabile, quello che riempie il cuore di melodia. Ecco, il secondo pezzo, il secondo autore, diciamo, è Carl Philipp Emanuel Bach, che ha dedicato proprio la vita allo scrivere per clavicordo, per quanto lui amasse anche le altre tastiere, ma aveva un feeling con questo strumento. Sonata scritta quando era alle terme, soffriva della gotta in maniera terribile, aveva dei dolori atroci ed era andato a curarsi alle terme e si era portato un piccolo clavicordo su cui ha composto queste sei sonate wurtembergesi. Io suono quella in si bemolle maggiore, che hanno un range, diciamo, più limitato, proprio perché veniva da uno strumento piccolo. E successivamente Emanuel Bach chiamerà queste sonate delle sonate fantasia, e questo ci deve fare anche in parte rimandare alle cosiddette sonate fantasia che troviamo in Beethoven, la sonata al chiaro di luna. E questa terminologia della sonata fantasia è una sonata in cui il discorso sembra ogni tanto prendere delle pieghe discorsive oppure deliranti, cambi di atmosfera subitanei. Non è la classica sonata classica. Ecco. Quindi arriviamo a Beethoven. Beethoven scrive la sonata patetica attorno al 1798-99. Naturalmente può sembrare un azzardo suonarla su un clavicordo, e in parte lo è. Secondo me, quel tipo di letteratura è proprio il
turning point, direi, in cui tutte le tastiere stanno per diventare pianoforte, veramente. Allora, sebbene sia dedicata al pianoforte e alle tastiere, diciamo che si sente proprio questo cambiamento che sta per arrivare. Ciò non toglie che se si andava in Svezia o in Nord Germania era molto facile che in una casa ci fosse un clavier come questo e che Beethoven si suonasse qua, con delle difficoltà naturalmente. Bene, allora io vi auguro un buon ascolto e iniziamo. Grazie.
Consigliava alla sorella di studiare a memoria bene questa fuga. Studiarla a memoria molto bene. Ecco, e forse quello che non ho fatto io questa sera. Cosa voglio dire? Adesso passiamo quindi a Emanuel Bach, la sonata württembergese in si bemolle maggiore. Troverete anche lì nel secondo movimento un rimando alla musica del padre, alla musica barocca, diciamo all'ambito della trio sonata. E comunque sì, navighiamo sempre nell'ambito della musica tedesca, della musica dell'Empfindsamenstil, dello stile proto-romantico in ambito del Settecento.
Vado. Proprio il meccanismo della tangente che Romeo ha spiegato perfettamente permette al musicista, all'esecutore, di avere un contatto quasi diretto con la corda. Nel senso che se il meccanismo di un martelletto di un pianoforte sulla corda è questo, quindi semplicemente da un colpo, è uno strumento percussione, quello del clavicembalo e del viola è questo, a pizzico o a sollevamento, come dice qualcuno. E, diciamo che anche la tangente del clavicordo solleva la corda, ma in che maniera? C'è questa lamina di ferro che si trova alla corda. Ovviamente produce il suono mentre la percuote, ma a differenza del pianoforte che semplicemente percuote, il martelletto percuote e torna indietro, la produce mentre la tiene così. E nel frattempo può anche avere una modifica del suono e dell'intonazione sullo strumento. Per cui, come voi immaginate, è possibile avere una nota crescente, è possibile avere un vibrato, in questa maniera, semplicemente premendo così col tasto. E questo era quello che lo rendeva, al di là del volume molto esiguo, uno strumento molto interessante proprio per la musica, per la pratica e per la sensibilità del tastierista, perché il tastierista qua può, oltre a sbagliare le note, può anche stonarle. In pratica, cosa che generalmente chi stona le note in un pianoforte è semplicemente chi non lo ha accordato. Ecco, in questo caso diciamo non si tratta di un grande aumento di frequenza, però per esempio non suonare spesso troppo forte in certi passaggi può far sentire all'orecchio proprio un leggero tono crescente. E allora concludiamo con questa sonata di Beethoven. Vorrei solo dire altre due cose sulla sonata. È evidente il legame con il linguaggio di Mozart in questa sonata, anche se non può sembrare. Beethoven prende proprio la fantasia K475 e la sonata K457 di Mozart e prende diverse idee. Una di queste, per esempio, il basso, l'incrocio di mani, la stessa tonalità in do minore, un tema simile nel secondo movimento. E poi ricordiamo, anche la fantasia prende, non solo la sonata, perché il fatto stesso di iniziare a mo' di preludio quasi questa sonata la rende una sonata quasi fantasia, che inizia con una fantasia, come nello stile di Carl Philipp Emanuel Bach e anche in parte di Mozart. Bene, buon ascolto.
del repertorio comune dei pianisti, diciamo, di medio livello. Ma devo dire che la ricordo, è terribile, ma spero che vi abbia, come dire, portato in un'altra ottica, ecco. Sì. Se volete finiamo con qualcosa di più leggero, un adagio da una sonata di Haydn. Adesso andiamo sul galante, non vi lascio con queste atmosfere cupe del Winsamerstil.